Con o senza? Enrico, mi dicono, dovrebbe esserci Enrico al telefono, vediamo se è vero. Sì. Ben trovato Enrico, buon pomeriggio. Grazie, grazie Tiziana. Faccia pure la sua domanda. Sì, vorrei fare una domanda al dottore. Vorrei sapere se si conosce con certezza scientifica la velocità di mutazione del virus, che immagino sia un parametro importante per la definizione del vaccino. Grazie ancora e mi raccomando, restiamo a casa. Sì. Grazie Ciao. Enrico, anche per l'invito a restare a casa, prego. Sì, allora, tutti gli allineamenti di sequenze effettuati fino adesso dall'Istituto Superiore di Sanità danno un cauto ottimismo sulle mutazioni, nel senso che sembra che non si muti come il virus dell'influenza. Sono state rilevate solo piccolissime mutazioni e questo ha grandi implicazioni sia per il vaccino, sia per gli antivirali e sia per la guarigione, perché se il virus non si muta velocemente come il virus influenzale, possiamo pensare che una volta contagiati e guariti non ci reinfettiamo, quindi questo ha importantissime implicazioni. Almeno questa è un'informazione positiva. Cioè c'è il tema che se il virus cambia, muta, noi ci possiamo reinfettare, perché sì, è come se fosse un virus nuovo, diciamo, un cugino, un parente, giusto? Esattamente. Invece esattamente, se è sempre lui, una volta che ci ha menato non ci può menare più. Bravissima. E poi tra l'altro è un'infezione acuta questa, quindi una volta finito e guarito il paziente non dovrebbe più reinfettarsi se il virus muta. Ma questo non muta se noi siamo veloci nel chiudere questa catena di contagio, cioè se siamo rapidi a stroncare, cioè eradicare questo virus. La velocità virus è nostra alleata. Se invece ce lo portiamo avanti dopo l'estate, più tempo passa e più siamo in pericolo. Esatto, il timing è fondamentale per questa battaglia. Ci dovrebbe essere al telefono